Va ora in onda International Dog Club. Il programma può essere seguito in stereofonia nelle zone già raggiunte da questo servizio. Buon proseguimento di serata e a domani. Volete sapere che cosa c'è nel cassetto? L'ho aperto, Gigi. Ho aperto il cassetto. Ma perché devi andare a vedere le cose degli altri? Lascia stare, dai. No, Monica! Questo ci sta. Sono ricordi d'infanzia di Renzo. Dai, metti a posto. Dai, poi se la prende con me. Monica, dai, il coso col piattino, no. Dai, i giocattolini di Renzo, poi si arrabbia. Quello c'ha 52 anni, tiene i... Guarda che lui li mette tutti ordinati, se li trova con le posizioni scombinate, se gli si arrabbia, dai. Pino, dai, vai con la sigla, sennò qua... Siete sempre collegati con l'International Dog Club. Sta per cominciare, vai con la sigla, che c'è? La RAI, Radio Televisione Italiana, RAI 2, lieta di presentarvi... International Dog Club. La direzione del locale avverte la gentile clientela che quando il gatto non c'è i dog impazzano. Questo però non significa che bisogna andare a sbirciare nei cassetti degli altri. Questo è vero, però ballare, ballare, si può. Vabbè. Oh,
quello che le fa. E la Rai Rai baby che ci fa dannare, e soltanto l'ultima ora ci fa cantare. E soltanto l'ultima ora ci fa cantare. Ci fa cantare. Grazie. Benvenuto. Buonasera. Ah, buonasera. Questo è ottimo per ristabilire. È ottimo per ristabilire il silenzio in studio. Subito. Senti, comunque è rimasto un cassetto che non sono riuscita ad aprire. Questo dove sta? Nell'angolo a destra. Sì. Perché? Perché? Come perché? Tu vai a mettere le mani nelle cose degli altri, poi trovi tutto disordinato, quando devi trovare la pompettina non la trovi. La pompettina. La scrivania, pompetta. Sì, la scrivania di Renzo, il nostro pane scoop, che è partito in giro per il mondo per cercare appunto avvenimenti eccezionali da poter portare qui in televisione. E tornerà a giorni e nel frattempo, perché mi viene... Parla, non ti preoccupare, volevo vedere come stavi combinando. Sì. Come stavo combinando? No, siccome ho visto che sta, volevo vedere poi il resto. Sta bene. Ho la tua approvazione, posso andare avanti? Sì, sì, veramente. Buonasera a tutti e benvenuti all'International Dog Club. Grazie per essere con noi ancora una sera. E buonasera al fedele pubblico di Rai 2 che ci segue ogni sera. E cominciamo immediatamente con la musica, con la buona musica. Il palcoscenico è chiuso. Il palcoscenico è chiuso, tra un po' si aprirà nuovamente e inizieremo la puntata nel modo migliore, con l'ottima musica. Parliamo di gospel, si parla di gospel dagli anni 50, quando questa formazione ha debuttato discograficamente e poi ha avuto un grandissimo successo perché ha portato il gospel anche nel circuito pop, una formazione, come dire, famosissima negli Stati Uniti, soprattutto fra la gente nera, perché insomma tutti vanno in chiesa. Perché? Che c'è? No. Vabbè, lui non va alla messa, non la sente mai la messa, per cui non può sentire, non può capire queste cose qui. Allora, ve li voglio presentare subito, una famiglia canterina, con grande piacere all'International Dog Club, Staple Singers! Hey, buddy.
con l'International Dog Club, un'esclusiva di Rai 2, Staple Singers. Ancora sulla breccia dagli anni 50, da quando cantavano gospel, Staple Singers, formidabili. Ed ora noi non abbiamo dubbi sul fatto che il pubblico dell'International Dog Club sente un po' la mancanza di Renzo, e questo fatto lo ha pensato anche Renzo prima di partire. Infatti ha detto: se credi che il pubblico possa avvertire questa mancanza, così la mia presenza che ormai era fissa all'International Dog Club, prendi un pezzettino di televisione che mi riguarda e ogni sera lo metto. E ha detto: fallo tu Monica, ha detto, allora io l'ho fatto. Allora io ho pensato: certo Renzo, mi sembra proprio doveroso farlo per il pubblico dell'International Dog Club, e sono andata a prendere, proprio cogliendo di fiore in fiore, delle cose, diciamo che un'immagine di Renzo un po' diversa, proprio perché? Me le sono andate a capare, come si dice. Perché un po' diverse? Sì, perché mi sembrava più carino, insomma, anziché far vedere le solite cose. Ieri l'abbiamo visto in versione clarinetto americano con la... Avete visto quelli che l'hanno vista la puntata ieri? Si era messo troppo gel, c'aveva la testa piccola. Monica! Ma è la verità, scusa, perché a me mi faceva così. Oggi, questa sera, noi vi facciamo vedere Monica. Un... Scusa, Giulia, che stai scrivendo? Niente, di fatto della testa piccola. E perché piccola, la testa piccola? Presenta, sei in televisione. Vabbè, oggi vi facciamo vedere un Renzo Arbore tratto da una trasmissione televisiva, si chiama Marisa Lanui in versione elettorale. Un Renzo Arbore in versione un po' diversa, perché in pratica lui fa da tramite tra due persone che si piacciono. Cioè, c'è un uomo che desidera, insomma, avere una cosa, una storia carina con una donna. E lui in mezzo fa un po' ruffiano. Fa un po' il ruffiano. Fa il ruffiano. Sì. Ma che scrivi? Monica ha detto. Ma che scrivi? Scusa. No, scusate, ma che scrivi questa parte? Tu devi presentare. Ma io presento, tu fammi fare il mio lavoro. Ma io presento così perché so che tanto mica glielo vai a dire che fate. No, figurati. Scusa, ma tu hai scritto veramente qua? Guarda, scusa, Pino, manda il filmato. Tra il fatto del ruffiano e della testa piccola, non so qual è. Mario Merola, dici Cancello Buio. Scusa, non lo devi scrivere, perché io lo faccio, perché dico che... Vai adesso. Vai in naso.